Professor Gabriele, partiremo prima con il maestro Beppe Ferrati, perché faremo una carrellata sui mitici anni 60, l'alba del karate italiano. Non c'è bisogno di spiegare al maestro Ferrati cosa deve dire e quali sono i riferimenti di base. Noi ci basiamo sempre sull'enciclopedia di Samurai, fatta nel 1999 e finita nel 2001, per la storia del karate. E sui due libri, La storia del karate italiano, una storia esemplare, del mio partner Ennio Fassoni, a cui mando gli auguri, come si dice, di pronta guarigione, sempre teorico, ma va detto, l'ha fatto. Quindi partiamo subito. Caro Beppe, benvenuto. Parlati un po' dei mitici anni 60, l'albore del karate. Come mai il karate è arrivato? Questi toscani, come dicevano la parte, maledetti toscani, che hanno mobilitato il karate. Parlaci da lì a Milano. E qualche volta mi permetterò di bloccarti per farti qualche domanda impertinente. Grazie. Buonasera, buonasera a Innanzitutto, tutti. Guardo Mi sparto che hai che hai fatto fatto molto bene bene a a chiedere chiedere questo questo intervento intervento per per rifare la rifare la storia storia degli degli anni anni 60 60 in in avanti, avanti, perché perché la la memoria memoria sta sta un un po' po' vacillando. vacillando. Se Se aspettavi aspettavi una una decina decina d'anni, d'anni, forse forse le le versioni versioni sarebbero sarebbero state state ancora ancora più più discordanti. discordanti. Comunque, Comunque, spero spero di di dire dire delle delle cose cose che che sono sono condivise condivise anche anche da da te, te, perché perché tu tu anche anche tu tu sei sei bravissimo, bravissimo, sei sei esperto esperto e e conosci conosci tutto tutto il il passato. passato. Noi Noi abbiamo abbiamo iniziato, iniziato, dico dico noi, noi, diciamo un diciamo un po' po' tradizionalista, tradizionalista, abbiamo abbiamo iniziato a iniziato a praticare praticare karate karate quando è quando è arrivato arrivato il il maestro maestro Shirai Shirai in in Italia. Italia. Quindi Quindi stiamo stiamo parlando parlando del del 65, 65, in in pratica pratica autunno autunno 65, 65, quindi quindi vuol vuol dire dire 66. 66. Da Da quell'anno quell'anno abbiamo abbiamo cominciato cominciato a a praticare praticare seriamente, seriamente, perché perché prima prima si si faceva faceva un un po' po' così così sui sui libri, libri, sulle sulle cose. cose. In In quel quel momento, momento, quell'anno quell'anno 66, 66, so so di di altri altri gruppi gruppi minoritari minoritari che che avevano avevano iniziato iniziato anche anche prima, prima, sia sia in in Toscana Toscana che che nel nel Lazio Lazio che che in in altre altre parti parti d'Italia. d'Italia. Si Si sente? sente? Ecco, Ecco, quindi quindi però però non non avevamo avevamo conoscenza, conoscenza, sapevamo sapevamo per per sentito sentito dire dire che che c'erano c'erano degli degli altri altri gruppi. gruppi. Noi Noi eravamo eravamo impegnati impegnati a a praticare praticare karate, karate, quello quello che che in in quel quel periodo periodo si si chiamava chiamava karate, karate, pensando pensando anche anche il il karate karate fosse fosse quello quello unico. unico. E E il il maestro maestro Shirai Shirai veniva veniva dalla dalla GKA, GKA, doveva doveva praticare praticare praticando praticando per per Shotokan, Shotokan, era era maestro, maestro, era era un un atleta atleta molto molto bravo, bravo, era era giovanissimo, giovanissimo, 28 28 anni anni mi mi sembra sembra in in quel quel periodo. periodo. E E ha ha fondato fondato insieme a insieme a noi, noi, assieme a assieme a Vassallo, Vassallo, subito subito la la federazione federazione AIK, AIK, non non era era una una federazione, federazione, una una associazione associazione italiana italiana karate. karate. Per Per quella quella associazione associazione i i tesserati, i tesserati, i praticanti praticanti sono sono moltiplicati moltiplicati nell'arco nell'arco di di pochi pochi anni, anni, perché perché noi noi dall'Emilia dall'Emilia avevamo avevamo sviluppato sviluppato il il karate karate molto, molto, con con molta molta passione, passione, insieme insieme al al mio mio maestro maestro Baleotti, Baleotti, insieme insieme al al maestro maestro Bazzarro. Bazzarro. In Liguria Liguria c'era c'era Parisi Parisi e e Ottaggio, Ottaggio, che che anche anche loro loro avevano avevano sviluppato sviluppato il il karate. karate. Già Già Parisi Parisi faceva faceva karate karate anche anche prima, prima, e e quindi quindi si si sta sta moltiplicando moltiplicando i i praticanti. praticanti. Fino a Fino a che che a a un un certo certo punto punto il il maestro maestro Shirai Shirai viveva viveva in in via via Piacenza, Piacenza, un'abitazione un'abitazione dove dove c'era c'era il il dottor dottor Giacomo Giacomo Zoia, Zoia, e che che ha ha proposto proposto di di costituire costituire una una federazione federazione sportiva sportiva italiana italiana karate, karate, che che la la famosa famosa Fesica, Fesica, che che in in quegli quegli anni anni è è stata stata praticamente praticamente l'artefice l'artefice di di grandi grandi successi successi del del karate karate italiano, italiano, in in particolare particolare il il karate karate del del maestro maestro Shirai. Shirai. Siamo Siamo andati andati praticamente praticamente fino fino al al 79, 79, moltiplicando moltiplicando anno anno per per anno anno i i praticanti, praticanti, migliorando migliorando anche anche la la tecnica. tecnica. Sono Sono andati andati in in particolare particolare diverse diverse volte volte sia sia ai ai campionati campionati GKA, ai GKA, ai campionati campionati mondiali. mondiali. E fino a Fino a che che a a un un certo certo punto, punto, nel nel frattempo, frattempo, c'era c'era la la federazione, federazione, diciamo, diciamo, con con sede sede a a Roma, Roma, di di cui cui era era presidente presidente l'avvocato l'avvocato Cerachini, Cerachini, che che era era anche anche presidente presidente della della federazione federazione di di judo, judo, Mirolotti Mirolotti Deschi, Deschi, e e si si chiamava chiamava FIC, FIC, Federazione Federazione Italiana Italiana Karate. Karate. I I contatti contatti con con il il dottor dottor Cerachini, Cerachini, li li teneva teneva anche anche il il maestro maestro Shirai, Shirai, e e tutti tutti quanti quanti noi noi auspicavamo auspicavamo un un riconoscimento riconoscimento del del karate karate così così com'era com'era in in quel quel periodo, periodo, come come concepivamo concepivamo il il karate karate da da parte parte delle delle autorità autorità della della sportiva sportiva italiana, italiana, del del CONI. CONI.
Scusa Beppe se ti interrompo. Nel frattempo, io direi di ricordare il lavoro che ha fatto Roberto Fassi per far Ah, partire sì. la grande operazione, eccetera. Perché è vero, Bibi Passallo ha fatto l'associazione. Bibi era un personaggio importante, che anche lui è scomparso presto, eccetera. Purtroppo, era un manager, però diciamo che l'idea. L'iniziativa per portare il maestro Shirai qui a Milano, che era un po' l'Eldorado del karate Shotokan, è stato proprio di Roberto Fassi. Sì, è stato lui che ha contattato con la GKA per avere un maestro giapponese. Il maestro Shirai era in giro per l'Europa e per il mondo in quel momento, insieme al maestro Kase, il maestro Inoueda, il maestro Kanazawa, ed era facendo dimostrazioni in tante parti del mondo, in particolare è stato in Europa, in Africa e nel Sudafrica. E quindi è rimasto grazie proprio al maestro Fassi. Anche prima ho parlato solo dei centri, diciamo, di emiliani e liguri, però intanto in Lombardia c'era Abruzzo e Fassi, Falsoni, che praticamente portavano avanti questo discorso del karate. Quindi in pratica eravamo in quel momento 8-9 persone che molto, molto attive per questa cosa. Hai fatto molto bene a ricordare Roberto. La culla della scherma, il top dei nobili milanesi, andare al giardino, dimostrazione di karate in primo piano, chi si vede? Il nasone di Nando Balzarro, giusto? Se non mi sbaglio, ha vinto la prima Coppa Shotokan, dico bene? Entrata nella società del giardino era quando era già presidente della Tesica, dottor Zoia, Giacomo Zoia, Esattamente. perché lui aveva dei contatti sia con le banche, con le persone, le autorità, i giornalisti, eccetera, e è riuscito a far entrare il karate in quella sede molto prestigiosa. Quindi diciamo che quello lì è stato un momento molto importante per il karate tradizionale, diciamo. Nel frattempo andava avanti il discorso del karate della FIC, che era più rivolto a un discorso sportivo, così andava anche in Europa, nel mondo si cercava di fare uno sport derivante dal karate tradizionale. E in quel periodo, appunto, con l'avvocato Ceracchini, si è cercato di unificare il karate italiano, le due grosse realtà, sempre pensando di poter entrare nell'ambito del CONI per quanto riguarda noi, diciamo noi, quando parlo di noi, intendo tradizionalisti, pensavamo che il karate di base fosse quello. E poi c'era la parte, diciamo, sportiva, agonistica, che era una branchia del karate tradizionale. Quindi, convinti di questa cosa, abbiamo sciolto la Fesica a malincuore, molti hanno pianto molto, anche noi che siamo entrati abbiamo pianto anche noi, però insomma nel 79 abbiamo fondato la FICDA, Federazione Italiana Karate Discipline Affini, con sede a Roma. E la FICDA doveva essere, era sotto, diciamo, era la disciplina associata della Fegic, come dici? Era sotto la federazione lotta, judo e Sì, sollevamento ecco, pesi. Filpi era allora, era Esattamente. il Filpi, sembra. Quindi, quella disciplina associata. Con il mio cognato E, Tosatti, presidente. esatto, presidente è stato Marco Tosatti, il segretario generale era Brunetti, che credo sia stato poi dopo delegato per il pentathlon moderno, non mi ricordo. Sì, Comunque, poi è vabbè. passato al taekwondo, poi è passato al Esatto. pentathlon moderno, esatto. Pentathlon moderno, Esatto. esatto. Quindi in quel momento anche c'era il segretario generale, era Bellioni, mi ricordo, della FIGDA che Sì, ci il seguì ferroviere prima. Bellioni, che era il segretario Esatto. dell'avvocato Ceracchini. Esatto, che L'avvocato dopo Ceracchini, suo più posto. che, diciamo, per essere più che il vicepresidente, presidente per il karate, a parte i suoi passati storici da uomo della destra storica. Io mi ricordo quando sono andato, l'ho conosciuto nel 76 a Roma, nel suo ufficio, con Beglioni, mi ha fatto attendere mezz'ora seduto vicino a una statua del buon Benito M. E
e la cosa non mi era piaciuta, ero direttore della rivista sovietica Sputnik, quindi era chiaro che c'era qualche piccola differenza politica e difatti non abbiamo legato molto, se devo dire, con l'avvocato Ceracchini, ma piccoli dettagli storici, questi non fanno testo. Quindi l'operazione la Fesica chiude, la FIC di Roma chiude anche lei e nasce la FIC ha chiuso un po' più in ritardo, la FIC si è tenuta per un po' in stand-by. Sì. Poi ha chiuso anche la FIC, ma penso un anno e mezzo dopo. Sì. Perché noi difatti ci domandavamo come mai non si... perché molti di loro non volevano sciogliersi, anche perché c'era il discorso del riconoscimento della UEC e della VUCO per... Esatto, i passaggi, quindi... eccetera. Esatto, quindi comunque poi alla fine sono sciolti anche loro, lì è stato un momento anche quello molto importante perché quasi, diciamo, il 99% del karate era unificato sotto la sigla FIGDA. È talmente importante questa sigla che ha fatto entrare anche in quel momento da noi, cioè in questa federazione, il Taekwondo, che era, facendolo diventare FICTEDA, Federazione Italiana Karate Taekwondo e discipline affini. Questo stiamo parlando dell'82. 82, penso, se ricordo bene. Anche quello... Ci stiamo preparando per Los Angeles e poi per Seoul. Quindi esatto. Il Taekwondo doveva essere il punto trainante anche del karate, esatto, per avere un biglietto da visita per Seoul per presentarlo come sport, diciamo, dimostrativo. Sì, sì. Seoul credo che sia stato fatto nell'87, mi sembra, 86, che si stavano preparando. 86. 86, ecco, quella data lì, quindi... E in quel momento la FICTEDA era, diciamo, come ho detto prima, la federazione che raggruppava quasi tutto il mondo delle arti marziali, di karate, taekwondo compreso, e anche altre discipline, jiu-jitsu e altre cose. Nell'85 è successo una questione, diciamo così, politica, fra virgolette, perché io posso dirlo per quanto mi riguarda, per l'inesperienza che avevo, che avevamo anche noi, presi solo dalla pratica e non pensando alle cose più, diciamo, più sottili della politica, c'è stata l'Assemblea federale per il ricambio dei dirigenti, quindi in quel momento era Marco Tosati presidente, diciamo che la parte della Filpi ci aveva proposto come presidente Park. Vista oggi, il dottor Pellicone aveva visto giusto, perché Park sarebbe stato presidente della federazione che andava alle Olimpiadi, deve andare alle Olimpiadi 2 anni dopo. E, però, insomma, praticamente abbiamo contrastato l'assemblea, ha contrastato il volere della federazione ufficiale, con la quale noi eravamo disciplina associata, sbagliando, devo ammettere che avevamo sbagliato lì, però abbiamo seguito l'istinto che avevamo e abbiamo, fortunatamente da una parte e sfortunatamente dall'altra, abbiamo vinto l'assemblea e è diventato presidente De Petrillo. Ci avevano già detto Di Maggio, che in quel momento era segretario generale, mi aveva detto: guarda Beppe, perché vincerai la battaglia ma perderai la guerra, perché è difficilissimo sfondare in questo modo, perché è sbagliato politicamente. Insomma, morale... Poco dopo, qualche mese dopo l'assemblea, che è stata fatta mi sembra in febbraio dell'85, il Taekwondo se n'è uscito e ha fondato la FITA, immediatamente riconosciuta dal CONI ed anche dalla federazione della Filpi. Qualche mese dopo, anche un gruppo di karate, non tante società devo dire, qualche centinaio, 200 forse, di società di karate sono entrati nella FITA, diventando FITAC. Ecco, quindi in quel momento lì ancora la FICTEDA sopravviveva, diciamo, perché aveva perso 400-500 società fra taekwondo e karate, però continuava a portare avanti il suo discorso. Nel frattempo però la FITAC, forte delle appoggi della Filpi, del CONI e tutto quanto, partecipava ai campionati internazionali, perché anche in campo internazionale la UEC e la UCO aveva riconosciuto la FITAC come rappresentante del karate italiano. La FICTEDA a quel punto, anche per spinte interne di società, in particolare della Lombardia, del Veneto, di altre regioni, dicevano, insomma, praticamente ci siamo sciolti ulteriormente per entrare nella FITAC. Quindi
E qui voglio ricordare un concetto al quale tengo molto, perché spesso si parla di noi tradizionalisti come quelli che non sono mai contenti dove stanno e cercano sempre delle altre sponde. Bene, noi non siamo mai, ripeto, ribadisco, mai usciti da una federazione, ma abbiamo sciolto la nostra federazione, con la quale appartenevamo, per unirci ad altre federazioni. Sempre pensando al bene del karate italiano, all'ufficialità del karate italiano, quindi mai sciolti per uscire. Solo una volta, quando entrati nella FITAC, 2 anni dopo, ci siamo trovati impossibilitati a praticare il nostro karate, perché in quel momento nel mondo l'ondata del karate sportivo moderno aveva preso piede molto, molto forte, molto, molto potere. Quindi, piuttosto che rimanere fagocitati in un'organizzazione nella quale non credevamo più, abbiamo fondato la FITAC. Quindi è stata la prima e ultima volta che siamo usciti. E penso che finché sarò io al mondo non scioglieremo mai la FITAC, perché noi siamo pronti a lavorare con tutti, siamo pronti a collaborare con tutti, ma non siamo pronti assolutamente a sciogliere l'organizzazione nostra, che ci ha permesso per 30 anni di portare avanti un karate al quale teniamo molto, che sarebbe, per quanto riguarda noi, il karate. Poi ci hanno detto: guardate, il karate ha preso una piega diversa, cioè ci sono due karate, e ci siamo adeguati anche noi, l'abbiamo chiamato tradizionale, quell'altro lo chiamiamo moderno sportivo, però noi continuiamo a pensare Mi piace, diciamo così. che nel karate che ci Esatto. piace, al quale crediamo, che ha dei valori molto importanti, uguali magari dopo, quando se vogliamo parlare del futuro, delle prospettive future, ti posso parlare. A questo punto, Io farei, in quel momento, Beppe, farei un c'è passo la. indietro, perché è Scusa. un punto di riferimento molto importante. L'unificazione il logo della FITAP, il riconoscimento della WUCO e della WEC europea ci ha permesso di essere presenti le due federazioni mondiali, l'ITKF per il tradizionale del maestro Nishiyama, prima a Budapest alla IBUS Cup e poi i mondiali di Formosa, Taiwan, che diciamo eravamo tutti assieme. È stata una grande kermesse eccezionale, dove anche a Budapest Marchini vinse la Coppa del Mondo, è chiaro, perché c'era la prima grande unificazione. Quindi era stata tracciata una rotta molto importante. Questa Stiamo rotta, parlando dell'82, mi sembra, 80, che anni era? penso che dunque Mosca era l'80-82, sì, penso di sì. Penso di sì. In quelle date lì, Sì. ecco. È stato un momento favorevole per l'unificazione, però purtroppo poi anche lì per forse errori E politici. come dicevo io, la rotta è stata tracciata, ma si è rotta, soprattutto per i dirigenti, da una parte e dall'altra, ma questo fa parte della storia. Ma volevo mettere i puntini sulle i del discorso della IBUS Cup di Budapest, perché è stata una grande idea di George Popper, no? È chiaro, La Coppa del è Mondo. chiaro, la Coppa del Mondo in Che Ungheria, seguiva il da Coro poco tanto d'Europa tempo e soprattutto il Mondiale, perché Taipei c'erano tutti, tu facevi l'arbitro, tra l'altro mi ricordo il particolare, io ero con Ennio Falsoni, il maestro Gasara, avevamo fatto una delegazione, eccetera. Poi in quell'occasione si sono rotti i rapporti all'interno della federazione, ma ci sono anche i nostri rapporti con la federazione per un articolo di Ennio. Beh, è normale, no? È chiaro, un giornalista se scrive che tutti sono buoni, bravi e belli, il giornale non compra nessuno, è chiaro, no? Ecco, quindi bisogna trovare una cavia mensile, no? Ecco, quindi questa è l'idea. Quindi siamo arrivati alla fondazione dei 30 anni della FICTA, giusto? Della FITA, Ecco, sì, praticamente dopo. Non, detto un prospero, dice, abbiamo fatto dagli anni 65 agli anni 99 un passo mica mica, non da ridere, eh? Insomma, 89. appunto, diciamo, Sì. come tu hai detto, era la FICTA è nata per dare un valore aggiunto al modo vostro di fare karate, non per disturbare il lavoro degli altri, No, giusto? esatto, Giusto? certo. Questo è Certo, il punto. da quel momento abbiamo continuato, abbiamo recuperato un po' di parte che avevamo perso Di società. di concentrazione su un Ma obiettivo.
E poi dopo è entrato anche, eravamo talmente disponibili sul discorso sportivo moderno e tradizionale che quando il maestro Henke mi ha parlato della possibilità di entrare nella FITA, scusa, FICTA, nella Federazione Karate Tradizionale. Sportivo, esatto. Noi, come settore sportivo, io sono stato il promotore, l'ho presentato al maestro, a tutti, al Consiglio Federale, quindi eravamo ben contenti perché nell'ambito di una stessa federazione possono convivere due modi di fare karate. Se si vogliono fare convivere, sempre pensando che un karate serve una cosa, l'altro serve un'altra, non ci sono migliori o peggiori, dipende dalla volontà di uno o dell'altro cosa vuole ottenere. E quindi poi quando si è costituito il gruppo, l'ho fatto volentieri anche questa cosa, perché poi il gruppo del sportivo si è consolidato e io sono stato il primo a dire con Carlo Henke, il maestro Carlo Henke, guarda, questo è il momento che tu faccia una tua federazione, così è anche indipendente. Quindi di fatto lui ha formato, un consiglio che gli ho dato, è una cosa personale, privata, però lui aveva già, penso, in mente di fare una cosa nella quale era autonomo e poteva gestirla come voleva. Difatti l'ha fondata ed è riuscito a fare un'organizzazione che tuttora, stiamo parlando dal 93 mi sembra, circa 92-93, ad oggi è sempre ben funzionante, ha tante persone che praticano. Quindi. Adesso io ti non passerei un attimo al presidente Achilli per poi tornare da te per chiacchierare sul discorso del il futuro del karate FICTA, esattamente. Sì. Quindi sì, ci colleghiamo con il presidente, così senti cosa dice il presidente di questi 30 anni, no? Non con la condizionale, 30 anni basta, senza condizionale. Siamo collegati col presidente? Vediamo un po' con la nostra tecnologia se riusciamo a collegarci. Intanto volevo dire due cose su Samurai Channel. Perché è nato Samurai Channel? È circa un anno che ci pensiamo, ci stavamo lavorando, siamo in fase ancora di rodaggio, ma vogliamo completare questo nostro lavoro, quindi che è legato molto al gruppo, la piattaforma NCG, quindi oltre a Facebook e Google abbiamo questa grande piattaforma operativa già da ora, quindi che pensiamo di allargare con i miei colleghi della stampa, step by step, piccoli passi. Presidente, sei qua? Sì, ci sono. Bene, allora Presidente, eccomi. Benvenuto allora alla Samurai Channel. Sei presidente da 30 anni. La guerra delle rose in Inghilterra è durata esattamente 30 anni. Quindi sì. Facci un po' una tua carrellata di questi 30 anni. E cosa pensavi di trovare? Cosa hai trovato? Quali sono gli avvenimenti importanti che hanno caratterizzato la tua presenza? Perché un presidente non deve essere solo colui che firma e si prende le responsabilità quando uno si fa male, chiaro? Un presidente è colui che apporta qualche cosa di nuovo. Quindi tu, ferrarese, quindi di una città che è stata un po' capocordata per la prima Europa unita, se vogliamo, al tempo medioevale e così via, raccontaci un po' questi tuoi 30 anni. Non hai 30 anni di tempo, hai solamente un 30 minuti, però c'è sempre un 30 di mezzo. Prego. Va bene, grazie. Un saluto e un benvenuto a tutti i lettori e a tutti gli appassionati di Samurai. Va bene, perché Samurai è una realtà acquisita, una realtà che è sicuramente molto consolidata nel tempo ed è valutata nel miglior modo possibile sempre da tutti gli appassionati delle arti marziali e degli sport da combattimento. Per quello che mi riguarda, io sono cresciuto, faccio un attimo excursus di quello che ero, va bene? Sono nato con l'atletica leggera, ho portato avanti l'atletica leggera per tanti anni, sta di fatto che nel 63 ero già nella squadra di questa città
dove siamo andati a, a fare il gemellaggio a Saint-Étienne con gli amici che poi sono diventati personaggi molto famosi anche a livello nazionale, tra cui Riccardo Capanna, che è stato anche allenatore, lui era ostacolista, è stato allenatore della Roma, e Franco Nobili, che allora era secondo solo dietro a Berruti, a Livio Berruti. Questo era un talento naturale, diciamo che allora in Atletica Leggera correvamo con le scarpe chiodate, con dei chiodoni grandissimi sulla Tennisolite, sulla Terra Rossa, e i risultati che ottenevamo allora erano dei risultati di un notevole livello, cosa che adesso con i materiali moderni sicuramente sarebbero stati molto più, esaltanti, diciamo. Però noi materiali moderni, intendi il doping, presidente? No, per l'amor di Dio, no, assolutamente. Io sono contrario a questo, perché nessuno in tutta la mia storia, in tutta la mia vita, fra i miei allievi e tutti quelli che sono stati vicini, sanno che io sono sempre stato contrario a questa cosa. Anche se noi qui siamo stati, diciamo, siamo stati un po'. Bastonati. Sì, perché purtroppo qui è successo qualcosa che io non condivido, anche se conosco i personaggi, eccetera. Va bene, noi allora assolutamente. Neanch'io. Un attimo. È caduto il collegamento del professor Achilli. Gabriele? Intanto che ripristiniamo il presidente, l'abbiamo perso. Cioè, abbiamo parlato di il doping del presidente, era ficta, eccolo qua. È tornato? Eccolo che è tornato il presidente. Bene. Stavo dicendo che ho fatto tanti anni al campo scuola, che mi sono serviti per poter crescere, anche perché ho sempre creduto molto nelle pubbliche relazioni. Sono passato poi come cronometrista, che è stato per me un passepartout, perché in tanti anni sono diventato un dirigente di questa federazione, e mi ha dato la possibilità, essendo una federazione di servizi, di poter contattare, di poter vivere assieme a tutte quelle federazioni contro il tempo, e incontrare tantissimi personaggi che poi un domani mi sono serviti poi nella pubbliche relazioni, in cui io ho sempre creduto moltissimo, e ho sempre portato alla FICTA, alla federazione in cui lavoriamo e ci crediamo, perché è una grande federazione voluta dal maestro Shirai e da tutti noi. Ho portato tutte queste conoscenze a questa gente. Pensate che nell'84 io ero già capo dell'delegazione della federazione del CONI per i contatti e i rapporti con i cronometristi dell'Unione Sovietica. Va bene. E poi successivamente sono stato ispettore nei rally, sono stato ispettore nella Formula 1, e tante queste. Quindi tante possibilità di crescita. Nel frattempo ho iniziato a fare karate. Il perché ho iniziato a fare karate? Presidente, quindi in un certo senso nel karate eri un po' lo sconosciuto, mentre nell'attività atletica e cronometristi andavi in giro a portare il verbo nell'Unione Sovietica, perché i cronometristi in quel momento con i sovietici non vedevano l'ora di chiudere l'Unione Sovietica e fanno un'altra repubblica, ma a parte questo dettaglio, sì. Sei arrivato... No. Siamo arrivati a parte questo, questo comunque loro erano notevolmente organizzati. Beh, certo. E facevano i loro campionati sovietici, dove il vincitore era vincitore di quelle che chiamavano le Spartachiedi. Sì. Ed era una cosa molto bella.
Non erano i miei giochi. Sono stato insignito di eroe delle Spartachiadi ad onore, e questo mi ha fatto molto piacere nell'84. Al di là di tutto questo, posso dire che mi sono avvicinato un po'. A 32 anni mi sono avvicinato al karate, mi è piaciuto moltissimo per la filosofia, per il modus vivendi, per tutto quello che ne deriva, e mi sono rimasto affascinato da queste prospettive. Poi ho avuto la possibilità, praticando già dai primi momenti, dai primi anni, di conoscere il maestro Shirai, che è stato per me un avvenimento molto importante, perché mi ha fatto vedere, conoscere quello che era un qualcosa di affascinante, qualcosa di così esoterico, eccetera. Veniamo sì. alle cose importanti. Arrivo a questo. Adesso, una volta iniziato, già pensa che già nell'84 io ero già delegato provinciale. Ero già delegato provinciale della FICTEDA allora, e ho incominciato avendo come bagaglio culturale l'organizzazione, conoscendo molto bene la mia città, avendo la possibilità, come ho avuto per tanti anni, di portare sponsor, banche, e il comune di Ferrara, per cui allora i dirigenti erano tutti i miei compagni di università, compagni di scuola, va bene, e ho avuto la possibilità di portare tutto questo bene per quanto riguarda il discorso del karate. Il discorso, ho organizzato qui a Ferrara tantissime manifestazioni, va bene, negli anni posso cominciare a pensare già da quello che era i campionati europei dell'ESCA nel 90 con 27 nazioni, diverse coppe Shotokan, meeting europeo ragazzi, tutto quello che era la struttura dei giovani, va bene, quindi giochi primavera, trofeo trofeo Topolino, i Kenshin Bobo, i meeting europeo ragazzi, e il trofeo Topolino, in cui ho creduto subito e ho sempre detto le porte aperte ai giovani. Dal 92 al 96 al 2016 sono stati le nostre, diciamo, il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo fatto tante manifestazioni, tante cose belle, tra cui le ultime due edizioni assieme agli amici della Tilcam. Tutte queste manifestazioni sono state molto importanti, assieme a Italia-Giappone, campionati del mondo, campionati europei, eccetera, eccetera. Tutto questo affinché si potesse poter dire che il karate non era limitato solamente a degli spaccapietre o degli spaccatavolette o qualcosa del genere, perché il mondo è un mondo di persone con dei bravi tecnici, dei bravi maestri, e è aperto dal punto di vista culturale, dal punto di vista tecnico, a persone che hanno voglia di apprendere e di portare avanti. Molto dettagliato sulle attività che hai portato grazie ai tuoi rapporti nella città degli Estensi in federazione. Ma una delle cose importanti della politica della FICTA degli ultimi tempi è stato mantenere vivo un rapporto di collaborazione con il dottor Matteo Pellicone ed arrivare, grazie anche al rapporto ISI, che bisogna anche che tu ci spieghi un attimino l'ISI, perché è un ente morale con tanto di protocollo dalla Presidenza della Repubblica, non va dimenticato, e soprattutto questo grande aggancio con la federazione è importante dal punto di vista della Presidenza, ma poi sarà anche importante che poi il maestro Perlati, quale vicepresidente e segretario generale, ci dirà anche gli intendimenti globali per il futuro,
perché il futuro sarà un futuro molto, molto complesso, non solo per il karate, ma per tutte le attività delle discipline del combattimento, con o senza contatto. Prego, Presidente. Allora, per quello che mi riguarda, per quello che mi riguarda il discorso dell'Istituto Shotokan Italia era, mi sono sentito moralmente impegnato per come riconoscenza al maestro Shirai per tutto quello che mi ha insegnato e per tutto quello che mi ha fatto capire. Ho lavorato 5 anni in silenzio. Ho trovato tutti i canali necessari per poter far sì che questo istituto Shotokan Italia fosse riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come ente morale, perché era giusto che si sapesse che il karate non era, come dicevo prima, solamente il discorso del pugno del calcio, ma che c'era un discorso culturale di altissimo livello, va bene, e la cultura del karate è una cultura che tu mi insegni a fondo le sue radici nei secoli, va bene? È importante che questo avesse un supporto di riconoscenza molto, molto ufficiale, va bene? Che lo Stato italiano riconoscesse la scuola, il maestro, tutto il lavoro che lui ha fatto e portato da noi per tanti anni, ed è quel qualcosa che io definisco un fiore all'occhiello per quello che è il riconoscimento di tutto questo. E non per niente l'Istituto di Cultura Giapponese in Italia, il console del generale giapponese in Italia riconoscono in questa struttura e nel maestro Shirai il vessillifero, diciamo, la luce, io lo chiamo il faro, per questo che è il discorso del karate tradizionale. Ti abbiamo perso, mentre recuperiamo il presidente Achilli, ci colleghiamo un attimo con Perlati. Pronto Beppe? Beppe, mi senti? Beppe Perlati, mi senti? Non mi sente neanche lui. Oggi è giornata dei collegamenti birichini. Beppe? Ci sei? Sì, sono qua. Ecco, abbiamo perso il presidente nella sua lunga cronistoria, eccetera, eccetera. Stavamo parlando del discorso dei rapporti con la FIGICA, no? Sì. La firma del protocollo con il dottor Matteo Pellicone, riproposto al nuovo presidente Mimmo Falcone, che avremo qui con noi il primo di luglio in Samurai Channel. Quindi, diciamo, questo passaggio, questo mantenere il rapporto con Roma è stato importante, giusto? Sì, direi che è stato basilare. Avevamo una stima reciproca con il dottor Matteo Pellicone, anche nonostante che avessimo avuto degli scontri, delle cose, però io ho sempre lavorato molto seriamente, sinceramente, a lui stesso, e quindi il gruppo nostro non ha mai fatto guerra contro la FEGICAM o la FILPI prima, e quindi siamo arrivati a quel punto, perché io sono convintissimo, ho sempre pensato che milioni di praticanti possono fare karate e qualcuno essere un specialista dell'agonismo e fare l'agonismo, ma non tutti possono fare l'agonismo. Quindi, siccome avrei piacere di parlare un attimo di quello che ci proponiamo per il futuro, per la nostra federazione, vorrei dire praticamente il punto che ci porta sempre avanti è il discorso che il karate non è nato come karate, è nato come karate, non come sport. Quindi lo sport è una branchia del karate. Il karate che noi vogliamo, la FICTA vuole promuovere, portare avanti, è un karate globale, dove c'è un allenamento psicofisico per l'autodifesa e per l'agonismo. Non è finalizzato esclusivamente al discorso agonistico, perché il discorso agonistico ha dei pregi e dei difetti. Il pregio è che sono delle prove molto importanti, gli atleti diventano molto bravi, eccetera, però segue un regolamento internazionale. Mentre il karate, diciamo, originale, ha bisogno di qualcuno che guardi se il karate funziona in maniera corretta e
stilare i regolamenti in funzione del miglioramento del karate, non in funzione della gara. Non so se il karate globale. Quindi Beppe, quindi secondo te l'idea proposta dal vicepresidente federale Sergio Donati di fare un'apertura sul discorso degli amatori in particolare e non solo sul discorso agonistici trova il tuo applauso? Certo, perché la maggior parte delle persone ha bisogno di praticare in maniera serena, però partendo dal Kyon, che diventa perché si fa Kyon? Kyon è la qualità della tecnica, il miglioramento costante della tecnica. Faccio un esempio che mi sembra banale, nel senso, però io devo fare un arco perfetto, una freccia perfetta e poi potrò usarlo. Se ho la freccia che va storta, l'arco che non è potente, è inutile che porti la tecnica. Quindi la tecnica di Kyon è basilare perché sia efficace in generale. Poi che tu la usi o non la usi, che lo porti in una gara o non una gara, che sia per difesa o non difesa, rimane sempre il fatto che l'allenamento basilare è fondato sul Kyon. Poi dal Kyon vengono i kata, che hanno tantissime valenze tecniche, fisiche, eccetera. Però in particolare la capacità, l'abitudine a muoversi in 10 direzioni, 8 più 2, e la trasmissione di principi del karate che i maestri volevano trasmettere. I kata non sono una serie di Kyon, sono una serie di tecniche predisposte, preparate, organizzate dai maestri per lasciare ai posteri, al loro gruppo di scuola, i principi del movimento, tant'è vero che sono diversi uno dall'altro. Questo però, la base del kata è, e c'è scritto dappertutto e lo sanno tutti e lo dicono tutti, lo sanno tutti, però ognuno fa come vuole. Bravo, ecco. Combattimento reale contro avversari immaginari. Certo. Allora uno dice, ma che cosa significa? Significa che tu intanto fai un lavoro eccezionale sul discorso della immaginare, quindi un lavoro psicologico molto importante questo, ma porta poi al discorso dell'autodifesa, perché se tu fai un movimento solamente fisico, lo puoi ripetere 100 volte, ma non sei con l'atteggiamento mentale corretto, non verrà mai utilizzato per la difesa. Quindi nel momento in cui tu lo pratichi, facendo i kata, fai un gesto atletico che può essere bellissimo, bellissimo, ma se è solo un gesto atletico. Con me, dico un aneddoto che è capitato a me personalmente, eravamo a Montecatini, parlo degli anni 70, così facevamo molto fatica, facevamo 4 giorni di allenamento. Il maestro Casa a un certo punto ha detto nel gruppo, sì, siete stati bravi, avete sudato molto, ma avete fatto solo ginnastica, non avete fatto un'arte marziale. Ecco, cosa ha significato? Quello mi ha fatto pensare per tanti anni. Perché è l'atteggiamento mentale che tu ci metti nel fare una tecnica che è diverso, può essere diverso da un modo o l'altro, e non c'è da fare. Questo è una... Alla fine entri nel comité, e per il comité puoi fare la gara di comité, oppure immaginare, ma se fai la gara di comité, senza strategia e tattica, non c'entra col budo. Anche, ne abbiamo già parlato del maestro Miyamoto Musashi, che ne parlava, no? Di questo, la casualità. Se c'è la casualità è perfetto, viene utilizzata la casualità, succede, c'è un evento e può essere positivo, ma non c'entra col budo. Quindi con l'arte marziale, con l'autodifesa, occorre che tu abbia fatto un'azione pensando a una tattica, una strategia per riuscire a portare la cosa. E successivamente a quello c'è il zanshin, cioè l'atteggiamento del praticante di fronte alla... Non posso girarmi dall'altra parte gesticolando, urlando perché sono riuscito a fare un vasari. Se faccio quello va benissimo. Cintura, arrabbiarsi con l'arbitro, giusto? Esatto, okay, chiaro. Non è solo un gesto non educativo, certo. È anche il fatto che non c'entra nulla con l'arte certo. marziale. Entra con uno che sia di fronte a te, che ti può colpire, ti può fare aggredire anche quando tu giri. Quindi, e poi serve il combattimento per provare certo. il coraggio, anche per chi fa karate cosiddetto tradizionale. E quindi noi facciamo tutte e tre le cose, Kyon, kata, kumite, in un modo diciamo generale, ma anche di agonistico, è questo. E rispettiamo molto quelli che vogliono fare molto, anche l'allievo che fa kata, specializzato comité, benissimo, gli piace, lo fa, lo porta avanti, ovviamente sarà un esempio per tutti. Quindi il nostro rapporto con la FEJICAM è perfetto, secondo me. Finalmente ci siamo arrivati, nel senso che ognuno, il praticante FEJICAM che vuole praticare karate tradizionale, ha la FICTA aperta.
può venire nella fitta, possiamo arrivare, speriamo di arrivare anche a, 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 diciamo, a quote di tesseramento ridotte in modo che possa essere facilitato. Chi vuole fare della fitta, vuole fare karate con la Fegicam, lo fa, e anche lì speriamo di poterlo fare in maniera sempre più aperta, però autonomamente, perché altrimenti si perde una cosa importante sia dell'uno che dall'altro. Perché se uno non è corretto intervenire sull'allenamento del praticante di comité sportivo, perché lui deve vincere col regolamento che è stato dato internazionale, e lì c'è il tecnico che segna per vincere quello. Non è inutile insistere sul kata fatto dal punto di vista moderno, e lì c'è, se c'è bisogno di fare una cosa, farà quello. E nella FICTA faremo un altro tipo di allenamento, e l'insegnante seguirà quello. Beppe, e il praticante sceglierà dove vuole andare. Adesso ti stoppo un attimino, ritorniamo al presidente, se lo recuperiamo, perché sicuramente si starà diventando nervoso. No, sto scherzando. L'Achilli furioso, no, era un altro. Non c'è l'Achilli furioso. L'Orlando era furioso. Eccolo, presidente. Presidente, mi senti? Certo, dimmi. Molto bene. Prima di darti la parola, volevo ringraziare questa lunga lista di persone che si sono collegati per voi. È una lista con oltre 50 personaggi importanti, che non cito perché magari... ne dimenticherei qualcuno, poi qualcuno mi manda il messaggio: ecco, ti sei dimenticato di me, io che ho rapporti con te per 40 anni, eccetera eccetera. Quindi lasciamo stare tutto. Stavamo parlando con il maestro Perlati del rapporto relativo FICTA FIGICAM o viceversa, e dal tuo punto di vista politico abbiamo espresso il discorso di carattere tecnico, che non fa una grinza. Abbiamo anche toccato l'argomento degli amatori, nuova ninfa futuristica promossa dal vicepresidente Sergio Donati. Ora, tu come presidente, che vai verso all'anno 2021, dove ci saranno, diciamo, un'altra rielezione, no? Poi ne parleremo un attimino in chiusura. Cosa hai da dire su questo tipo di rapporto con la Federazione Romana? Posso semplicemente dire che fin dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti a Parigi, che siamo stati signorilmente ospitati nei campionati. Ti ho accompagnato io a Parigi, Sì, sì, certo. Tra l'altro. Sono ordini del presidente Matteo Pellicone. Sì, grazie. Dicevo, siamo stati signorilmente ospitati da FILCAM, va bene, e abbiamo potuto apprezzare l'organizzazione della World Karate Federation, va bene. Io ho avuto la fortuna di incontrare il dottor Sergio Donati, ci siamo parlati, e è stato, come posso dire, una porta aperta immediata, perché sia Sergio che il dottor Falcone, va bene, sono due vulcani di idee, sono aperti a quello che è e quello che era già il mio intendimento e quello che ho sempre creduto, e dicevo prima, va bene, nel futuro sempre più proficuo del karate tradizionale, che ho sempre detto che l'unione fa la forza, va bene, quindi come tale io credo, credo e ribadisco che le nostre due federazioni possano lavorare come hanno iniziato a lavorare in sinergia le une con le altre, sinergia con parallelamente, va bene, ognuna nella colla propria, indipendentemente l'una dall'altra, con quelle che sono le proprie caratteristiche tecniche, va bene, ma unendo le nostre due forze sicuramente otterremo dei quei risultati che sono alla nostra portata, quei risultati che fanno sì, non è un discorso di conquista di due presidenti o del presidente col vicepresidente o quello che è, cioè dal punto di vista umano, è un discorso di conquista che va a tutto aperto, va a pro domo di tutti i karateka,
delle arti marziali in Italia, che va anche per le altre, anche per le altre organizzazioni. Non per niente, faccio un inciso politico simpatico, Ferrara è stata la fautrice del compromesso storico. Ecco, come tale io ci tengo a dire che già hanno fatto questo compromesso storico fra le due federazioni, perché è giusto che sia così ed è giusto che uniamo le nostre forze indipendentemente, parallelamente, una federazione con l'altra nella propria autonomia si possa lavorare e produrre quel qualcosa che serve per il futuro del karate in Italia e delle arti marziali. Prima di passare al maestro Perlatti per la chiusura, il prossimo anno ci sono le elezioni sia per l'ISI che per la FITA. Qual è il tuo pensiero oggi per domani? Ti ripresenti per l'ennesima rielezione? Hai preparato qualche cosa di importante per i prossimi 4 anni? Allora, siccome è vero che ho qualche capello brizzolato, va bene, è vero che qualcosa di più di qualche, non togliamoci qualche più di uno, ecco. Però non mi sembra di essere al punto di poter essere di poter andare in pensione o di poter essere avere degli acciacchi dal punto di vista sotto tutti gli aspetti. Io mi ripresenterò sia con l'una che con l'altra, perché penso di aver onorato e portato avanti in questi anni con una grande energia bene, tutte quelle che erano le necessarie sinergie per poter, come dicevo prima, far sì che la federazione e l'istituto possano ancor più decollare, anche più essere a un livello molto alto per quello che sono le esigenze dei nostri associati. Ora non sto a dire quello che ho portato, non portato, eccetera, eccetera. L'hai già detto. Io dico che dico semplicemente che con più andiamo avanti, con più c'è la possibilità di farsi conoscere. Ho avuto la possibilità, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista culturale, di avere delle porte sempre più aperte. E quindi questo è un bene che non va cancellato, è un bene che va portato a tutti i nostri iscritti e tutti i nostri tesserati. Io lo faccio molto molto volentieri, perché mi sento carico al 1000%. Presidente, prima di salutarti, c'è un detto di Confucio molto importante, che io ritengo vada bene per un discorso di natura politica come la chiusura di questo discorso. La lingua nasconde la verità, gli occhi mai. In un certo senso ti ho guardato negli occhi. Io sono certo che ti presenterai e porterai delle tue idee. Non so se altri si presenteranno nella battaglia finale per il prossimo quadriennio. Comunque, prima di tutto, a nome dei Samurai, noi ti ringraziamo per la tua presenza, per quello che hai detto, per quello soprattutto che hai fatto, ma non l'hai fatto solo per la FITA, lo hai fatto per il karate italiano. È una cosa importante che noi, quando parliamo di federazioni, non dobbiamo essere settari, dobbiamo pensare al karate globale, come ha detto Beppe Perlatti. Ognuno faccia il karate che più piace, ma che faccia karate, questo è il concetto. Che poi uno preferisca una cosa o l'altra, che faccia uno stile oppure l'altro, è un dettaglio di carattere tecnico. Quindi, Presidente, Atmayora, arrivederci presto. E per adesso ti ringrazio e ti saluto, al prossimo. Ritorniamo. Dimmi. Se mi consenti, mi consenta. Posso dirti di no, è impossibile. Permetta, mi consenta. Dimmi. Io sento il dovere morale, e non è un eufemismo,
di ringraziare te in prima persona, perché sei stato sì, molto prezioso in tutti questi anni per noi, perché sei stato un punto di riferimento non solo come amico, ma come consigliere. Ringrazio la testata Samurai, in cui io credo molto e ho sempre creduto e l'ho sempre sostenuto, perché il Samurai è una realtà che è consolidata da anni e lo sarà anche per il futuro, nonostante tutto quello che sono i media, che sono tutte queste diavolerie moderne, televisione o televisione, Skype, Zoom, eccetera, eccetera. L'esperienza è la cosa più importante e tu ci hai portato questa esperienza, ce l'hai data con grande signorilità e con grande capacità, va bene? Grazie per grazie tutto te, Presidente, per la sviolinata, 44 non è anni, 4 è mesi, insomma hanno fatto test, mi fa piacere quello che tu hai detto, ma soprattutto fa piacere a tutto il nostro staff, che è un po' la mia famiglia, no? I quattro gatti di Samurai, perché ci battiamo sempre e tutti i mesi puntuali siamo in edicola nonostante i tempi strani e cose di questo tipo. Torniamo dal maestro Perlati per le conclusioni, vediamo se lo riusciamo a prendere, eccolo qua, non ancora, è scappato? Non può essere fuggito. Ecco, no, sono sempre io. Eccolo, sono sempre io. Beppe, hai sentito cosa ha detto il presidente? Il presidente che si presenta. Stai parlando con me? Non ho sentito quello che ha detto. Ecco. Facebook. Ah, non hai sentito? Allora, abbiamo fatto la domanda, oltre al discorso sui rapporti con la fisica, che è di natura politica e strutturale, che anche lui è d'accordo che le cose stanno andando nel miglior modo possibile. Ho fatto la domanda, prossimo anno ci saranno le elezioni sia per l'ISI che per la FITTA, e ho chiesto se intendeva ripresentarsi oppure diciamo lasciare spazio ai giovani, no? Lui ha detto che nonostante qualche cappello bianco, io ho sottolineato che sono più di un qualche cappello, eccetera, no, perché insomma non è che ce li ho solo io bianchi, ce li hanno anche, ecco, lui ritiene che abbia ancora molto da dire in campo politico per la federazione, e quindi ce lo troveremo all'assemblea federale per entrambe, ISI eccetera, in prima linea per la rielezione, vedremo se poi chiederà qualcuno. Invece tu, per concludere questa carrellata politica. Sì. Abbiamo vissuto assieme tanti anni e abbiamo avuto anche dei contrasti di natura politica, ma una cosa ha sempre completato il nostro modo di pensare, che lasciamo sempre agli altri di fare il loro meglio. E quando la gente così non è d'accordo, io penso che, come diceva Vittor Hugo, noi dobbiamo fare come gli alberi, cambiare le foglie e osservare le radici. Quindi cambiare le nostre idee, ma mantenere i nostri principi. Questa è una cosa a cui io ci tengo molto. Noi due abbiamo dei principi. Certe volte simili, certe volte in antitesi, ma comunque i nostri principi. Adesso a te la parola per concludere il tutto e dai la tua interpretazione di questa nostra diretta con oltre 50 rotti persone che ci guardano ora, e poi vedremo le battute. Grazie Beppe, vai. Grazie a voi. E, per quanto riguarda la rielezione del presidente Achilli, sia per l'ISI che la FICTA, dipende solamente dalla sua volontà di farlo e dalla volontà degli associati.
Questa è una cosa che lui sa, che io insisto sempre, che lui è rappresentante della volontà dei praticanti, quindi c'è un consiglio federale, bisogna parlare del consiglio dei consiglieri, i tecnici che siano in armonia con quello che va, e lui porta la bandiera della federazione e dell'istituto. E lo fa molto egregiamente, che è una delle persone, fra l'altro l'ho appoggiato fin dall'inizio, la proposta del presidente Achilli come presidente della FIC è stata di Perlati e di altri. E, naturalmente, prima di tutto il maestro Shirai. Per quanto riguarda il rapporto con la FEGICAM, io penso che stiamo andando avanti molto bene, io li considero degli amici tutti, però l'importante è che ci sia un rispetto dell'autonomia, nel senso che non vogliamo fare mescolare le cose, la FICTA ha una sua identità e vogliamo mantenere, come ho detto prima, questa identità e che sia sempre più rafforzata, perché no, questo è il nostro scopo. Io mi sento come uno che è a metà del guado e che deve andare dall'altra parte, dall'altra riva, e deve utilizzare tutto quello che ha fatto in questi anni per poter arrivarci, non può abbandonare quello per qualcos'altro. Quindi voglio arrivare là, e come me ci sono tantissimi miei colleghi, miei amici che pratico con la FICTA, che vogliono fare questa cosa. Quindi assolutamente non vogliamo mescolare il buono di una parte, il buono dell'altra, può aiutare tutti quanti. Si è parlato di questo nuovo programma, progetto per gli amatori. Bene, noi gli amatori li abbiamo sempre tenuti, li abbiamo sempre avuti e siamo pronti a collaborare per gli amatori, però deve essere un contenitore esterno dalla FICTA e dalla FEGICAM, nel quale si possono praticare attività concordate tipo filosofia, storia, studio dell'energia, eccetera, e anche tante altre cose, e nel quale confluiscono quelli della FICTA e quelli della FEGICAM che vogliono praticare. Chi vuole praticare karate sportivo, diciamo così, ho detto moderno, che ha interesse anche per le gare internazionali, può affiliarsi, fare il doppio tesseramento e affiliarsi alla fisica. Chi vuole praticare karate tradizionale, karate di kata, i bunkai, cioè approfondire il discorso dei kata per quanto valgono loro, cioè trovare i valori di cosa sono i kata, non sono una serie di esercizi solo, allora c'è la FICTA, non ci sono altre strade. Il contenitore, diciamo, del karate per gli amatori può essere più ampio e prendere da una parte e dall'altra e aggiungere altre cose che le due federazioni non riescono a fare. Quindi io sono molto contento di questo momento di incontro e spero di essere stato chiaro, perché poi non è molto semplice spiegare qual è la differenza. La tua chiarezza di interpretazione e di idee è abbastanza facilmente collocabile. E chiaramente i nostri interlocutori riprenderanno le cose che ci siamo dimenticati io di chiedere e tu di dire, no? e faranno comunque le loro osservazioni, come è tipico nel nostro mondo. Io concluderei questa ora e mezza quasi di chiacchierata con due piccoli ricordi. Il primo di luglio avremo in diretta il presidente Mimmo Falcone della FIGICAM, e l'1 o il 2 di luglio Samurai presenterà il personaggio che è il maestro Ilio Semino, che abbiamo registrato settimana scorsa. Questo dal punto di vista della cronaca diretta. Dal punto di vista politico, oggi o domani finalmente questa voce strana, non so chi l'abbia coniata, delle discipline a contatto. Io ritengo che anche il ping pong abbia il contatto, che è la pallina, ma a parte questo dettaglio, sicuramente lì a Roma ci deve essere qualcuno nei 450 esperti a 800 euro al giorno che non capisce niente di sport. Ma a parte questo dettaglio, dobbiamo rinfrancarci. È il momento importante per l'igiene del combattimento e le arti marziali rinfrancarci, perché questo vuoto del momento, e soprattutto non dimentichiamo che ci sono dei problemi per coloro che affittano le palestre delle scuole, perché ci sarà, i regolamenti non sono facili. È tempo di rimboccarsi le maniche e di lavorare tutti assieme.
la collaborazione porta a tutto. Grazie ancora a tutti, grazie Beppe Perlatti, grazie Presidente Achilli, grazie ai nostri ascoltatori e buon samurai a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Grazie.